purtroppo il tempo ci impedisce di farvi la nostra presentazione. Cercheremo di rimediare mostrando che alcune delle cose che facciamo abitualmente. Quello che state per vedere è un duello che verrà combattuto con armi del XIII secolo. Noi seguiamo un libro del secolo successivo, scritto da un fulano, il Fiore dei Liberi. Questo libro che riporta numerose illustrazioni, un vero e proprio manuale di tecnica di scherma medievale, si chiama Flos Duellarum ed è il libro più utilizzato dai gruppi di rievocazione teorica. Adesso vedremo i nostri due duellanti, Daniele e Andrea, che sono anche fratelli, e ci mostreranno alcune tecniche con una spada a una mano. Nel nostro periodo storico si usava una spada a una mano, una spada a due mani. Fermi! Notiamo le diverse guarnacche, la croce nera che vedete portare non è una croce da crociato o da cavaliere del gente o cavaliere di massa, è una croce da teutone. Sappiamo che Zenino aveva tra le sue guardie del corpo alcuni guerrieri teutoni che erano stati concessi dall'imperatore Federico II, un po' per fargli le guardie del corpo e forse anche per fargli un po' dallo status, costringendolo a essere uno status di questi armati. Sono due ragazzi bravissimi, adesso mi zittisco perché altrimenti loro non riuscirò. Thank you.
di quello che è molto peggio. L'arma primaria poteva essere o un arc o una mazza di legno, perché non tutti se la potevano permettere. Era un'arma costosa e poteva costare 4 o 5 cavalli, minimo. Siamo qui per mangiare.